Buonasera ragazzi, ecco il secondo Battle Report di Ludicars. Questa sera facciamo qualcosa di storico. Proviamo una difesa corazzata contro corazzati con l'ariete che deve resistere all'assalto della settima armata inglese, setta brigata corazzata inglese. E adesso iniziamo vedendo se il buon Ste riesce a far entrare il buon bombardamento preliminare. Sì, ok. Quindi partiamo a bombardare. Allora, su pezzo da 90-53. Cazzo, un sei hit. preso in pieno. Quindi un omino con più 4 di penetrazione. Niente. Pine sono un dado Da. da. Verifichiamo e torniamo. Si beccano ben due pin, i miei ragazzi. Insomma, chi ben comincia, metà dell'opera. Il Il camion povero camioncino. Si prende da 3 di pin e va 3 pin, ma direi che interessa poco perché tanto lui direi che starà lì. Il carro mio comando carretto sei preso preso, in pieno. quindi ha un più 4 di penetrazione, più 5 perché prende la torretta e lui ha un'armatura d'8, quindi 3 più. 8 meno 2 perché dall'alto Solo conta i più lati dentro. conta. No, dall'alto conta come quello con Vabbè, l'armatura più quindi 1. è un 8 meno 2, 6. ok, 3 penetrato, distrutto. Benissimo. Iniziamo male, male, male per l'ariete. Vai sul fanteria. È un dado da 3 di pin. No, un pin. Ma quello è per colpire. Si prende due pin comunque, sì. Vai con il solo turn. Si prende un dado da 3 di pin. Un pin. Insomma, non male. Ottimo. Esatto, adesso ci mettiamo un bel segnalino per distruggere il carro. Facciamo così intanto, dopo Allora, esatto, troveremo. metti così. Mettiamo il Da. carro con tutto Ok. nella prima ondata. Io devo avere i miei quattro mezzi in No, riserva. che è il riservo che arriva dalla seconda. Esatto. Adesso hai 1, 2, 3, 4 Esatto. dadi. Uno già perso, quindi ho già fatto due punti praticamente. Ok. 4 dadi, Sì. tiro su io. Vai, vai, vai. Ok, faccio uscire. L'artiglieria. Sì, ok. Entra. L'osservatore che ha la regola. Conta ste che l'artiglieria entra di 6 di corsa, eh. Ok. Lui entra come scout. Yes. Entra. Ok. È loro. Vai pure. E direi che ne hai più te sicuramente di me adesso, come adesso. L'osservatore divisionale che entra correndo. Sì. Ah, col Uno sono suo dritto. compadres. Sì, ha un SMG di supporto, anche lui è armato di SMG. Ok, perfetto. Faccio entrare Sì. quello verde è il comando. Ok. In teoria potresti anche non dirmelo, però vabbè. E prova a tirare una cannonata. Ok. Dunque siamo, movimenti. Lungo, secondo Lungo me. E e bisogna vedere quanti omini vedi tra quelli lì. Ne vedi due? Quindi cover pesante. a 6 più 6. Yes. No, 4. Sì. Correo. Faccio entrare. Ah, diciamo un attimo il campo. Abbiamo dato, visto che nel deserto grandi ripari non ce n'erano, tutti questi mezzi distrutti danno cover leggera dovuto al fumo, come questi, anche questo qua cover leggera, ovviamente cover pesante, questo è un
terreno insidioso dove i mezzi non possono attraversare, sacchi di sabbia e quant'altro invece sono in cover pesante. Ah, di corsa addirittura? Questa lista non ho no. E in realtà non l'ho dovuto fare. Io credo che non l'ho dovuto fare. Sì, perché... Allora, lo so. Finalmente tocca. Adesso ti passo. Io provo ad attivare il mio solo turn, provo a far fare un rally, anzi un ambush. Ok, passa, avevano soltanto un pin e li metti in ambush. Estraite. Yes. Ancora mia. Provo a far rally con l'artiglieria, devo fare 9 o meno, 4, tiro via un pin che è 2, da 6 e vendone 2, okay. Automaticamente li perdo tutta 2. Tuo? Ok, facciamo entrare. Ambush, provo a far fuoco con il mio fucilone ovviamente, ti ripasso cosa? Entro 18, quindi un colpo al 3 e non sono più in item, quindi adesso 3 più 2 di penetrazione contro un 7, quindi 5 più per ferire, con uno niente, si becca soltanto un fin. Estraiamo, tu o stai? Centrare un'altra reccia. Sì. Ok. Di run. Qua. Ancora tuo. Cos'hai? Il Crusader e il caro comando? Sì. Madonna. Sono più che sono cavalli orientali. Sì, così. Sì, no, è vero. Sì, però hanno cavalli. Era un aiuto perché adesso... Ok. Adesso i tre cavalli orientali cosa hanno... Non nessuno perché... Mia. Ah, ti ripasso. Vai. Proviamo a rellare la fanateria, sono regolari. Tutti i fucilieri con granata anticarro passano, quindi sarebbe uno più un dado da 6, ne va da 2, perdo più che 2. Ancora mio, provo a rellare il mezzo, che è un inesperto questo invece, quindi è l'8 meno, 7, tira via 1 più 6, tira via tutti. E mi sa che l'ultimo è tuo, sì. Perché dopo non ho altri mezzi. Allora, mando avanti. Sì, sì. Ma c'è colonna lì. Ok. Ok. E abbiamo finito. Fine primo turno, esatto. La proviamo subito, però far entrare il mio semovente all'8 meno. Va bene? Entriamo di 9. Ah, potrebbe, mi fermo qua, guarda, proprio appena entrato. E provo a tirare una cannonata a questo qua. Sono in short. Quindi un colpo al 4, che 10 la mandi buona, preso, bucia, caro medio, è anticaro medio. Con... Ah. Dunque quanto fai? 5, 17. Ok, 2 più? 1. Si prende solo un pin. Ah, dobbiamo vedere l'apparentura gem. Tiro io?
6, secondo me rimane così. Controlliamo, prova a stoppare. Gata, primo errore di serata, Gata salta fuori, ora via. Allora, devo provare a pinnare, provo con il mio fucilone a fare fuoco su questa qua, al 3, preso, più 2 di penetrazione, contro 7, quindi 5 più, 4, no? Spendo un altro pin, e va a 2. Tuo. Cosa vuol fare Bernard? A fare muovere lui. Ok. A un pin. No, quindi vai in retromarcia fino qua, contro il carro Sherman, e va in down. Ok, vai pure ste. Tuo, vai. Allora, mando avanti lo Sherman. Ecco, lì non puoi, dovresti farlo per forza pivotare perché c'ha, è a contatto con il suo. Ok, e spara. Ok, direi al 4. Al 4. Preso. 5 contro 9. 5, 5, 10, sì. Vai. 1, niente. E crustand, quindi ha 2 pin. E andrebbe in down, ma ha già mosso, però lo mettiamo comunque. Down. Tu? Faccio muovere lui. Sì. Qui ci farebbe due pivot però, ne può farcene uno, ok? E tira. Ok. Sempre. Lui è un anticarro medio, se non sbaglio, no? Ok, quindi sempre un colpo al 4, no? Yes. L'osservatore osserva la sua artiglieria. Ok, quindi ci mettiamo un marcatore. Prendiamo in prestito. Turno dopo, eh? No, l'osservatore lui. Ah, ok, ho preso quello di artiglieria divisionale, ok. No, prossimo al 5. Bravo. Ok. Già mio? Ok. Provo a far entrare l'auto blinda. Sì. E il quarto, ok, e tiro due colpi di autocannone su questo autoblinda qua. Ok, direi che al 4, sì. Io ho i 3 cavalli, uno va dentro, un più 2 di penetrazione, 7 davanti, 5, 6 penetrata, sbaglia ad un tiro, eh. Dai. Distrutta. Io sono gli uomini. 1 a 1 palla al centro. Il pin è a via. No, 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 ma è stata giornata con i punti. Ok. Ah, strago io. Quando vuoi. Io posso anche essere scritto degli altri. Vai. Allora. Il divisionale Gega qua? Sì. Sentiamo il marcatore, dove lo mettere? Qua a metà strada? No, 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 mettiamo proprio. Ah, ok. Ah, proprio lì sopra, ok? Lì sopra.
Ok. Questo. Non tenere preoccupazione. Mio. Niente, volando lo vedo nero. Ah, da qua potrei provare a tirare una castagnata là alla tua artiglieria se ci arrivo. Anche perché altro non vedo. Quindi carone super pesante a 72. Io mi fermo lì stesso la basetta. 70, cioè 67, comunque sono alla lunga. Fai. Un colpo al 4. Presi. Allora, questo se non sbaglio è super pesante, quindi fa la patellona quella più cicciotta. Sparito ovviamente, il marcatore ce l'hai tu stai? Là. Direi che dovrebbe carne tutti. Se farò a 16, sarebbe buono. Con un più 3 di penetrazione. Quindi loro sono regolari? Quindi tutto tranne che l'uno, quindi sono due un morto e un dado da 3 di pin. Check. Allo? Vai. 3 pin. Tu stai? Ok. Io non sto a vedere i pezzi e io ti voglio parlare. Ai. Ok. Tutti sì. Mitragliatrice o... Allora. Ok. Posso tirare con... Il cannone. E una mitragliatrice o un cannone. Un cannone, ok. Direi che... Al cannone. Al 4 direi. Sì. 5. Una patella da 1 direi. Direi che ne prendi due basette. E più 4. Sì, è perché sono leggere, ok. Sì, muoiono tutte e due. Sì, perché sarebbe un più 1 di penetrazione, quindi muoiono due, più un dado a 2 di pin. Aspetta, c'è anche il tiro, tengo questo. 3. Ok. Qua. Ah, sono, guarda, questo è segnato, uso questo qua che ce l'ha. 3. 5 dadi di mitragliatrice. Sì. Due dentro e c'è il discorso del no, ne vedi più di due, no, niente al 4, niente, quindi si beccano due pin e due morti. Ok, vadi. Sì. Vai. Provo a far entrare il mio buon M13. Giusto. E provo a fare fuoco di nuovo loro, sono sul corto, quindi un colpo al 4. Poi di nuovo viene imperatore velocemente, come sa. Un colpo. Niente. Stoiamo. Ancora mio? Provo a far entrare il mio caro comando. Sì. È un L6, giusto? Sì. Che vale come autoblinda con 8 di armatura e Arex. Qua. E tiro due colpi su l'autoblinda lì. Ok. Un 4. Yes. Aspetta. Sì. Due colpi a 4. Due dentro, più due di penetrazione, contro 7, quindi 5 più, una va dentro, danno pieno, e, on fire, 3 in fire. Prende altri due pin, uno per stato colpito, uno per on fire, e deve testare. E rimane? No, con 3 pin no, 7, 3, 10, quindi va a fuoco.
Tiriamo via i potenti pin che ci servono. Vediamo che salta fuori dopo. Tu stai? No, tutto dentro. Un pivot. No, così dritto. Sì. Un pivottino e poi dopo va avanti di 9 dritto per dritto. Ok. Vabbè. Sì. Non gira la torretta. Ah, torretta immobilizzata. Spari sempre su de... No, sempre sul cannone, ok, perfetto. Quindi un colpo cannone al 4, direi, sì. Preso. Patella da 1. 1, mi sa. Sono tutti separati adesso. Non posso stare più un po' vicino dall'altro. E io però non devo fare una mossa di advance, i serventi devono stare così. Ne becchi uno. Niente. Si prende... No, 4, penetrazione. No, morto. No, H1 ha un più 1 di penetrazione. 5 quindi, dadi mitragliatrici, sì. Prendo un dado da 2 di pin, 2 pin, quindi vanno a 4, dove va? 5 dadi mitragliatrici, sì, 2, qua la maggior parte è dietro lo scudo, quindi stavolta al 5 procederò. Un morto, 6, posso, vabbè, tanto non, qua con l'artiglieria non cambia niente. Sei andato sotto la metà? No, erano 3. Al 5 i sì, ma un solo colpo devi farne fuori metà. Mia? Allora, sta mia, la mia fanteria la faccio correre. Qua? Allora, iniziamo... Aspetta, quando c'è l'attivo? Gran? A meno che non hai un'altra specifica ti faccio ritirare la mente in mia? Mi arrivo a 12. Io da buon il camion se la fa addosso. Scarpa di 24. Poi sono tutti tuoi. Sì. Cioè dovrebbe essere uno in tre. Vadi. Sì. Ok, quindi sempre un colpo al 4. Preso, quindi uno meno. Niente, da 2 di pin. Altre 2 pin va a 6 e vacca. E le mitragliatrici. 2 al 5 più. Niente. Ok, e turno 2 finito. Rouge, ai ai, col comandante, sempre sul cannone, ai ai ai, a questo punto, al 3, tutto al 3, aspetta, forse la mitragliatrice è la lunga, okay. Beh, un colpo 1, quindi uno preso, ne prende uno, esatto, niente, si prende un dado a 2 di pin, 2 pin, quindi va a 8, ok, 5 dadi mitragliatrice, sì, 3, e 5 per uccidere 1. Adesso devo fare il test morale per davvero con 8. Ah, niente, a meno che non faccio doppio 1, niente, quindi il mio buon pezzo da, il mio pezzo da 90 è andato. Vadi. Morto, anche se stai già facendo un colpo morto. Beh, oddio. Sì, con roba, con la roba piccola. Allora, proviamo il mio buon sommovente al 7, no, da down, ovviamente, estraiamo. Allora, te devi scegliere un eroe tuo o uno mio? Tra mio? Qua dopo abbiamo preso da tutti i lati.
Proviamo, dai. Facciamo fuoco su quello là, al 3. Ok. No. Niente. No. Allora, ok. Allora, lui sì. Muoversi. Un colpo al 3. Yes. Questa volta entrerà, ovviamente. 4 contro 8. Niente, si becca un pin. Ok. Ah, questo è il turno 2, oltretutto? Sì. Ok. Sì. Allora, sta a me? Lui armatura 8? 8. Magari abbiamo molte scelte. Uder wins, proviamo. No, due call, questo a 9, questo a 8. Così ti prenderei su, comunque sul frontale. Poi ti prenderei sull'altro, proprio sul... Ok, che c'ha 8 sul frontale, sul fianco. Sì, sì. Sono entri 6, quindi due colpi al 3. Uno, uno dentro. Fa 6. No, si becca però un pin. Io ho completato 6 su uno dei 3. Dicamo. Loro sì, con la mitragliatrice frontale di vedi. Sì, così però è delle cover della, dell'autoblind anche. Hanno sparato small team cover al 6. Allora, un colpo di cannone su autoblind. Ok. Sì, esatto. Preso. Direi che il fianco qua. Quindi hai un ulteriore più 1. Fa 5. Più 1, 6. Contro 7. No, non prende. Mancato. L'1 è sempre sbagliato. Niente. E le mitragliatrici, 5 colpi su loro. Al 6. 3. Cover. Small team, sì, al 6. 1. Al 4. 5, quindi un morto, un pin. Devo fare il test di morale. All'8. Niente, qua scappano tutti. Sì. Ai ai ai. Mia. Rimane poco da fare. Anzi no. Faccio una corsa con la mia fanteria. Sperando l'Apollo che il prossimo turno di prendere il dado e provare a saltare. Ok. Caro mio. Metto in down il mio camion. Vadi. Allora. Sì. Ok. Qua sei comunque sul frontale. Un colpo al 4, direi. No. Vai, Ste. Oh.
Allora, il bello di sti carretti di merda che devono fare ovviamente test di morale anche se non sono pinnati perché hanno one man star. Io l'ho messo veterano sperando che non toppi, quindi fare 10-1-9. La Taylusso. Quindi un momento. Qua mi sa che siamo sul frontale comunque. C'è. Due colpi al 3. Due colpi. 4, 6, 2, 8. Ah cazzo, matura 9, quindi niente. Si prende solo un pin. Allora. Per tirare dei pin. Rally, ok. Sono regolari? Quindi al 9, sì. 1 più un dado da 6, via tutti. Pin free. Dal divisionale a questo punto osserva sul tuo siamo 20? Sì, siamo 20. Ci posso mettere questo qua che è tanto, ok? Ok, e abbiamo finito questo. Ok. Rosso? Ok. Quante cose da fare, eh? Allora, se tiro con le due mitragliatrici sulla fanteria, ok. Comunque sono 10 dadi. Sì, che va, vado down, quindi. Quindi al 4 tira fuori un dadino. Al 4. Yes. Potevo anche non andare down perché tanto. Ok, 5 al 4 per uccidere. Due morti. Vabbè, solo ufficiale, se vuoi tirare tre morti. Tre morti. Tre morti, 1 2 3. È un pin, esatto. Vai pure ste. Ancora io? Mm-hmm. Allora, provo a fare azione con lui. Ok, il 9-2-7. Aveva pin da lui e pin da lei, quindi aveva due di pin. Allora, 9-2-7. Sì, proviamo. 4, sì, quindi rimane un pin. Era questo, ne aveva messi due perché qua non si vede. Ok. E tira a tuo comando. Ok, lui ha recce, quindi scappa via. Quindi a 9 si va a piazzare qua dietro, così almeno prende la cover leggera. E poi comunque provare a tirare con la cover leggera del pin. Okay. Quindi sarebbe 3, 4 leggera, 5 per calpin. Ovviamente. Laterale, armatura 8, più 5, più 1, 6, contro 8, quindi 2 più. Preso, danno pieno. Distrutto. Ai ai ai. Ah. Mio? Fare un advance con lui. 7, ok. Provo a tirare una cannonata lì sopra. Al 3, 4, 2, 5 perché ha il pin. Mm-hmm. No, penso su. Faccio al quarto questo? Mio ancora? Provo a fare un advance. Chissi di passare.
Questo no. Sì, passare fisicamente. Sì, ma mi voglio solo avvicinare. Movimento, tac, così ti prendo sul fianco. Due colpi al 3. Due hit. 2 più 1 per il lato fa 3 contro 8, quindi 5 più 1 no, però si prende un pin. Colpo al livello, deve essere al 3. Sì. Preso fianco, direi, quindi più 1 di penetrazione, più 2 scusa perché sono mongolo. 6 e 4, sì. Distrutto. Boom. Vabbè, mi ha fatto ribaltare pesantemente. Sì. Ah, mi sa che ho giocato praticamente tutto, salvo, allora, salvo camioncino. 16, del doppio. Ok. Ha messo solo questo, però insomma puoi giocare te perché tanto non posso fare niente, stai con questo, quindi. Sì. Io osservatore corre. Sì. Cos'è l'artiglieria? L'artiglieria. La fanteria? Fanteria. Sì. Al 6. No? Poi forse allora l'ultimo è questo? L'ultimo tu. Che non fa un caspio. Fine turno 4. Vai. Allora. Qua. Sì. Facciamo di prendere l'azione. E 9 meno 1, 8. E non la prende. E vai in retromarcia. Fino a qua. Boh. Tu? Sì. Faccio prendere l'azione allo schermo. Sì, sempre all'8. No, vai retromarcia di 4 e mezzo. Ah. Allora prendo. Sì. Ok. E va down. Ancora tua l'artiglieria che adesso al 5. No, 4 al prossimo turno. Se ci sarà un prossimo turno. Allora proviamo a far fuori più gente possibile con l'autoblinda. Faccio 1, chiede la torretta, vabbè, qua. Così, 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 due colpi al 3, due dentro, più 3 contro 8, quindi 5 più, niente, si becca un altro pin, va a 2, è aperta bene quell'autoblinda lì, ma... Prende sempre, ma poi non è... No. Vadi. Direi qua puoi uscire fin quanto ti pare. Uno. Dove è mio? Proviamo a fare un assalto con loro lì. 9-8. Sì. Nei dolci ci dovrei essere. Costantemente saltiamo con 2, 4, 6, 7. Allora ha mosso, quindi sono 6 colpi, però devo tirare al 6. Posso prendere in prestito? Certo. Poi 3, vabbè. Al 6. Un 6, quindi 3, 1, 6, certamente.
si riconsolidano di 5 inch. Faccio stare qua. Ok. Dicamo. Yes. Proviamo sto benedetto sul movente. Si fa qualcosa all'otto. Russo. Proviamo da fermi al 3. Preso. 5 di penetrazione, contro il 9, 4 più. Danno pieno. Un fire con gli altri due pin. E deve testare il morale al 6 o meno. Cinque rimane, ok. E dopo mi sa che... Hai trasporto, poi tutto esatto, io. Esatto, vabbè, possiamo anche giocarla qua. Vabbè. Questo immagino che esca. Sì. Ci sono tre dadini. E... lui muove in avanti. Muove in avanti del doppio. 12, ok, di corsa. E finì il turno 5? Ah, niente. Manda avanti. Loro, sì, di 12. 12. Ok. Annaggia, oh. Proviamo a far prendere azione lui. Sì, quindi al 7 o meno. 5, sì, tira via un pin. 10 dadi, allora. 5 dadi mitragliatrice e una cannonata. Sì. Allora, cannonata al 3. E io direi che provo a scappare. Anzi, provo, devo scappare. Ah no, quello, il recce, no. Vai, aspetta. No, guarda, se no fammelo tu, stai, così evitiamo di fare passarcelo. Allora, lui può scappare indietro sia di run che ad advance, perché è due direzionale. Di run prova dritto. Ha un pivot eventualmente, o se no di advance che ne avrebbe due. Con 12 non ti nascondi. Ah no, vai, pensare se andare di 24 e poi nascondi. No, guarda, faccio in 12 e vado a finire qua con due pivot. Opposto, devi... Basta che si lontano dalla zona di attacco. Uno. Ah, però ce l'ha il tuo, quindi non posso. Allora, niente, vado di 24 con una pivot, vado a nascondermi qua dietro. Del doppio non puoi girarti. Ruotati, questo sì, perché è recce a due direzionale, quindi di 24 con una pivot. Arrivi 18 qui. Andavo qua, andavo in mezzo. 18. Vabbè, poi facevo qua. Vabbè. Con una pivot. Che copertura mi dà per colpirti? Solo più uno, ben detto. Uno, allora. Al 4? Al 4. Sì. Cannonata al 4. Ma dai, maledetto. Più 5 contro 6, 7, quindi tutto tranne che l'1. Preso, danno eccezionale direi. Tira due dadi. Distrutta. Distrutta. Niente, qua. La riete rende onore al suo nome. E 5 mitragliatrici, 2, 3. Ah no, allora è a 5 questo, eh? Perché a 3, 4 più 5 per il pin. Quindi non l'avresti colpita l'autoblinda? No, vabbè, dado. Ok. Vabbè, comunque va in down, va comunque in down qua. I 5 dadi al 3, sì. Tutti? Tutti. Aspetta, intanto pin al 4 per uccidere. 2 morti, ritira il 6, c'è l'ufficiale, se può essere interessante, no? 2 morti. E un pin. Ci ha messo? Ah, lì c'è. Sì, erano vuoti prima. Vai. Questo è un solo errore. Mio. Riproviamo sul cosino là. Lo Sherman al 3. Preso. 5 contro 9, 4 più.
prendo un altro colpo. Ok? Quindi sì, però siamo 20, ma ha fatto una bella mata. Tuo? Vadi. Se lui che gli facciamo testare. Rally, ok. 5 tratto sì. Tiri via 1 più 2 da 6. 4 direi tutti, sì. Ah, scusa. Vado. Devi prendere, sì, se prende d'ordine. No. One in down. Poi direi che stai per fare tutto. Ah beh, c'ho il camioncino che va giù, va down e... Anzi, lo sposto perché sennò rischi di... Un pivot. E la tua artiglieria, direi. La mia artiglieria si muove. Di 6. Di 12. Sì, direi... Secondo battaglione Ariete, tutti i carri sono stati distrutti. Il battaglione non esiste più. Passo e chiudo. Avanti! Abbiamo fatto i conti, diciamo che lo scenario è storicamente accurato perché l'Ariete non esiste quasi più. È finita. 4 per gli italiani e 17 per gli inglesi, diciamo che un punto per unità distrutta italiana, 2 punti per l'osservatore divisionale d'artiglieria nella zona di schieramento, 3 unità che sono uscite, 3 steward che sono usciti e 5 unità nemiche distrutte dagli inglesi. Esatto. Gli italiani ne hanno a fronte di 2. Queste due belle autoblinde. Come hai detto, storicamente accurato, diciamo che questo non è stato un grande inizio, ma ci stava. E che dire, è stata veloce la fin fine. Veloce, poi i carri si fa svelta, si tirano pochi dadi. Muovi anche meno roba rispetto a fanteria. La mia superiorità nel punteggio, si può vedere che i carri pesanti sono stati bloccati alla fine. Un aggiramento di tanti mezzi in più ha pagato la partita. I 3 che sono usciti, una volta distrutto il pezzo pesante, hanno avuto campo libero. Diciamo proprio sì, proprio così, cioè non c'è niente da dire. Resistenza stoica ma inutile. Probabilmente se si faceva il turno dopo che il dado non è venuto, poteva prendere 1 o 2 dadi ancora vittoria. Ah, poteva 3 punti qua di lui sicuro. Sì, io prendevo dei punti lì. Magari se usciva lo Sherman, no, se lo si avvicinava qua, di corsa, magari va in zona di schieramento. Anche se me li avessi distrutti con assalti o altro non riuscivo a arrivare ai punti lo stesso. Era solo per la gloria. Questo scenario qua, il 7, che sinceramente a me piace abbastanza, e va giocato evitando di combattere passando dall'altra parte. Esatto. Infilarti appena trovi un buco. Perché se uno vuole combattere si mette lì, magari perde dei punti. Vabbè. Bello. Dai, carino. Veloce. Esatto. Grazie ragazzi, al prossimo Battle Report.